Buonasera, benvenuti e benvenute. Per la rassegna Arte, una storia per tutti, Passaggi Festival è lieta di presentarvi Giorgio Villani, autore di I luoghi degli impressionisti, opera edita da Officina Libraria. Giorgio Villani è dottore di ricerca in letterature comparate, si è occupato di storia del gusto e dei rapporti fra letteratura e le arti plastiche. Tra le sue opere citiamo Tra ieri e oggi, Temi dell'immaginario, edito da Palumbo. L'autore dialoga con Rodolfo Battistini, storico dell'arte e membro del comitato scientifico della Fondazione Giancarlo IV Ollus di Milano e consigliere generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Da parte dello staff di Passaggi Festival auguro a tutti un buon incontro. Buonasera alle signore e signori presenti. Sono veramente orgoglioso di presentare il libro di Giorgio Villani. È un giovanissimo studioso che ha avuto una carriera accademica di altissimo livello, laureato con il massimo dei voti all'Università di Siena, a Roma, addirittura ha seguito un dottorato trinazionale, neanche Henry Kissinger, una cosa, Bonn, Parigi, ecco. Questa carriera accademica così prestigiosa gli ha consentito di portare avanti degli studi che poi hanno permesso la creazione di 4 monografie che precedono quella attuale, che sono appunto il prodotto degli studi che tu hai condotto durante le varie esperienze accademiche, monografie su argomenti che vanno per esempio dal 700, dalla linea curva, al Liberty, al Deco, alla cultura internazionale portata avanti da grandi personaggi, comparazione fra arti visive e letteratura, all'insegna, ecco, di una concezione dell'arte che io, avendo fatto studi classici, ritrovo un po' nel mondo greco, nel concetto di musiche, cioè l'arte che è tutto, è parola, è immagine, è musica, mentre noi siamo abituati molto spesso a creare dei compartimenti stagni, no? Tra le varie dimensioni del sapere e i vari campi proprio della creazione artistica. Ecco, invece gli studi di Giorgio Villani sono stati portati proprio a esplorare i punti di contatto fra le varie aree, in modo da creare questa grande coinè artistica e culturale che appunto è all'insegna dei suoi interessi e dei suoi studi. Ha collaborato con le principali riviste scientifiche che noi abbiamo, da Paragone agli studi di carattere europeo e comparato, le letterature comparate. Ha collaborato anche al famoso Luperini, che è il tormento di tutti gli studenti della nostra area, appunto. Lavora per le maggiori testate, i giornali quotidiani principali appunto italiani, per quanto riguarda proprio i supplementi letterari. Ha partecipato e ha condotto convegni internazionali, quindi una carriera straordinaria per uno studioso così giovane. L'ultimo lavoro, la quinta monografia, che è proprio I luoghi degli impressionisti, prende il via da una ricorrenza, tutto sommato, ha come occasione questa ricorrenza che celebriamo quest'anno, i 150 anni dalla prima mostra degli impressionisti a Parigi, inaugurata, come tutti sapete, il 15 aprile del 1874 nei locali del grande fotografo Nadar. Un momento molto importante per la storia dell'arte. È una mostra che è durata appena un mese, perché Nadar appunto si era trasferito in un atelier più grande, aveva ancora a disposizione un mese di affitto pagato, non si sa bene da chi, forse da lui, sempre, non dagli impressionisti.
E questo atelier è nel pieno centro di Parigi, lui era amico dei protagonisti di quello che sarà poi l'impressionismo e quindi offre loro la possibilità di esporre al di là del salon in modo del tutto indipendente da quello che era, da quella che era la mostra ufficiale, l'occasione ufficiale per gli artisti francesi di presentarsi al pubblico sotto però l'attenta l'attento controllo di una giuria accademica. Ecco, questa è invece una mostra totalmente libera, gli artisti possono presentare i loro lavori senza che nessuno operi un giudizio preliminare. Questi artisti si presentano, questo è molto importante, come società anonima, società cooperativa anonima di pittori, scultori, incisori, cioè non si attribuiscono nessuna etichetta, e già le etichette c'erano. Ricordate benissimo Courbet quando dice a me hanno affibbiato l'etichetta di realista, così come è stata affibbiata a tanti altri l'etichetta prima ancora di romantico, eccetera. Quindi un raggruppamento che non vuole chiudersi in nessuna gabbia, non vuole rinchiudersi in nessuna categoria di giudizio già preconfezionata, che accoglie artisti di diversissima estrazione, di diversa poetica, con un'unica condizione: niente pittura di storia, niente temi mitologici, i soggetti sono quelli della vita quotidiana, quelli che noi incontriamo tutti i giorni, i soggetti sono quelli della contemporaneità di cui noi abbiamo esperienza diretta. E infatti la pittura en plein air, così come viene chiamata, e questo forse è importante subito chiarirlo, non significa pittura che viene eseguita totalmente davanti al soggetto all'aperto, non esiste. Nessun dipinto è stato mai completamente compiuto all'aperto. Venivano tutti rifiniti poi nello studio, anche le famose cattedrali di Monet nel 92, 93, 94. No, en plein air significa i soggetti di cui noi abbiamo diretta esperienza e che appartengono alla vita quotidiana e di cui noi possiamo verificare l'esistenza, la certezza e di cui abbiamo contezza. Nessun travestimento di carattere storico o mitologico, niente allegorie, ecco l'importanza dei luoghi, i luoghi che gli artisti frequentano, i luoghi che gli artisti vivono sono i soggetti delle loro opere e quello che loro cercano di fare è di cogliere il significato profondo di questi luoghi, di questi soggetti, dei personaggi che loro incontrano senza intenti allegorici o simbolici. Non sono pretesti per parlare d'altro, quello che interessa è ciò che hanno di fronte. Naturalmente voi sapete tutti come nasce il termine impressionismo, un critico molto famoso allora, il critico Leroy, che scriveva per Lecchiarivari, che era un giornale satirico, fa una pubblica questa recensione alla mostra degli impressionisti sotto forma di novella, finge di visitare questa mostra con un pittore, suo amico, tradizionalista, accademico, e registra le reazioni che questo pittore immaginario ha di fronte ai dipinti, molto preoccupato anche della sua salute e quindi delle diciamo, reazioni emotive che lui ha. E di fronte al famosissimo ormai dipinto Impression sur le Levant di Monet, dice: ah certo, qui c'è dell'impressione. Ma che cosa intendeva Leroy appunto per impressione? Intendeva una pittura veloce, abbreviata, abbozzata, non rifinita. Impressione venivano chiamati anche i bozzetti in Francia a quell'epoca. Addirittura qualche malelingua disse che questi dipinti, i dipinti presenti in mostra, non erano finiti. Gli espositori non avevano fatto in tempo a terminare i loro dipinti, avevano appunto presentato dei bozzetti. Quindi nasce questo termine con un'accezione negativa, ma sarà poi adottato
dai pittori che tra poco il dottor Villani ci dirà come venivano invece conosciuti e definiti, con tutt'altro significato. Per Monet, per Renoir, per Sisley, impressione è appunto l'impressione che si produce sulla coscienza, nella coscienza, nel cervello appunto dell'artista, della realtà che filtra attraverso la retina, come un meccanismo fotografico. Solo che, come voi tutti sapete, e questo è il punto che Leroy forse non comprende, gli impressionisti non adottano quella che noi chiamiamo correzione retinica. Gli impressionisti arrivano al massimo del realismo, cioè registrano sulla tela non la realtà così com'è, non la realtà così come loro sanno che è, ma la realtà come la vedono, come la percepiscono. Quindi privilegiano la percezione visiva su quello che noi sappiamo del soggetto che stiamo riproducendo. È chiaro che io so come è fatto un capitello corinzio, ma se devo dipingere quei capitelli che sono laggiù in fondo, sulla controfacciata, visti da qui, ma io non li vedo nella nitidezza e nella precisione che appunto. Quindi darò, se sono un impressionista, di quegli oggetti una rappresentazione indefinita, non certo precisa, ma questo è il massimo del realismo a cui possiamo arrivare, privilegiare la percezione visiva, ciò che vediamo, filtrata attraverso la coscienza. Quindi è chiaro che, e lo vedremo tra poco, ogni autore poi metterà a fuoco un particolare piuttosto di un altro, a seconda poi dell'indole e della personalità. Questo è ciò che appunto i nostri amici intendono per impressionismo, quindi è un'accezione completamente diversa da quella appunto dei loro detrattori. Ora abbiamo detto, è importantissimo il soggetto che noi abbiamo di fronte e molto spesso i soggetti sono i luoghi. Ecco che allora è veramente importante questo volume. Mancava, devo dire, fino adesso un libro così agile, estremamente serio, estremamente approfondito nei suoi particolari, sorretto da una metodologia sicura, ma nello stesso tempo molto piacevole, devo dire, veramente nella lettura, un libro che si concentrasse sui luoghi appunto degli impressionisti, sui luoghi che sono poi i soggetti dei dipinti degli impressionisti. Mancava proprio e questo volume veramente colma questa lacuna. Ma io ho parlato anche troppo e quindi passo la parola all'autore e iniziando proprio io direi dai parlare dei luoghi sì, dove appunto gli impressionisti hanno esordito. Ecco. Sì, ti ringrazio, perché poi hai tra le altre cose interessanti che hai detto, c'è una cosa in particolare su cui torno molto brevemente, cioè che la scelta dei luoghi fa parte della rivoluzione degli impressionisti, perché voi sapete che per tutta l'arte classica esisteva una gerarchia di soggetti, esistevano soggetti nobili e soggetti meno nobili. Un soggetto nobile aveva bisogno di una forma più nobile. Se prendiamo la poesia, perché parleremo per tutta la serata di arte, parliamo un po' di poesia, e la canzone, fino all'arte romantica, fino a Leopardi in Italia, la canzone utilizzata era una forma nobile, utilizzata per argomenti nobili, come per esempio la religione o la politica. L'amore, che era un soggetto inferiore, giudicato, era trattato col sonetto, qualche volta una canzone, più col sonetto. Argomenti inferiori ancora, Birbaccioni o Lubrichi, utilizzavano trattati con la ballata o forme inferiori. Che vuol dire questo?
che esiste in tutta l'arte classica una corrispondenza fra opera importante e soggetto importante. Questo viene anche un pittore vicino agli impressionisti, Ingres. Ingres credeva che le sue opere più importanti sarebbero state quelle mitologiche, perché avevano un soggetto importante. Per gli impressionisti no. Il Renoir fa dei canottieri e per lui sono opere tanto importanti come se avesse ritratto il Senato romano. Il fatto che il soggetto sia di genere, intendendo come si sarebbe detto in termini classici, cioè un soggetto inferiore per importanza, non toglie che il dipinto sia un grande dipinto, sia un dipinto di grande importanza. Manet, che di questi pittori è tra i pochi che ancora fa soggetti storici, Monet, Renoir ne faranno, nessuno Degas qualcosa, Manet fa sia un grande evento che commuove l'intera Europa, cioè la fucilazione di Massimiliano d'Asburgo, e che commosse anche Puccini, che fece un passo sinfonico che poi diventerà la base e l'intermezzo della Manon Lescaut, ma fa anche nature morte. Ma Manet non giudica la natura morta una cosa inferiore rispetto un evento storico importante con la fucilazione di Massimiliano. Quindi per i pittori impressionisti tutti i soggetti sono degni di essere dipinti. E l'importante è appunto il come, cioè la rivoluzione che loro portano nella maniera di vedere. Quindi non è importante il cosa viene dipinto, ma il come, il che rende potenzialmente tutti i soggetti interessanti, e i soggetti vanno scelti non sulla base di una gerarchia, ma sulla base del fatto che offrono motivi pittorici interessanti. Il Salon, che è il primo dei luoghi di cui vorrei parlare, era un luogo espositivo in cui i pittori presentavano le loro opere alla giuria e presentavano opere importanti, presentavano opere di soggetto religioso, di soggetto mitologico, storico, perché un grande quadro aveva bisogno di un grande soggetto. E gli impressionisti, dicevo, rivoluzionano tutto questo e hanno come punta polemica tra le tante e soprattutto questo luogo che voi vedete. Questo è il Palazzo dell'Industria, che era stato utilizzato per l'Esposizione Universale, erano caravanserragli in cui tutte le nazioni mostravano i prodotti della loro più raffinati, delle loro arti. Ora non esiste più oggi, perché oggi c'è il Grand Palais, dove una volta c'era il Palazzo dell'Esposizione, il Palazzo dell'Industria. Però questo palazzo, se lo guardate bene, vi fa capire qual era l'arte alla quale sopponevano gli impressionisti. Ve lo fa vedere già come è fatto. Questo è un arco di trionfo, bene o male, cioè questo è un ripescaggio di motivi classici. Questo è un agglomerato di motivi tratti dalla tradizione e rappresenta quel gusto della borghesia, della media-alta borghesia, dominante all'epoca degli impressionisti, che si basava non soltanto nell'architettura ma anche nei quadri che rifacevano le Veneri e anche nei mobili. Un mobile, la buona borghesia di quell'epoca, è un mobile che si rifà all'impero. I mobili di Napoleone III sono imitazioni dello stile impero. Cos'è? È un'arte della borghesia trionfante, della nuova classe sociale, che vuole mettersi le penne colorate, diciamo, della vecchia classe sociale sostituita, cioè l'aristocrazia. È uno stile neoclassico di ricostruzione di stili defunti, perché la nuova classe dirigente, cioè la borghesia trionfante, vuole prendere il prestigio culturale della classe che ha sostituito l'aristocrazia. Quindi è un ripescaggio di cose che vanno dal neoclassicismo, se Luigi XV, Luigi XVI, eccetera, eccetera. Questo è lo stile che domina quando gli impressionisti dipingono. E questo gusto è il gusto contro cui gli impressionisti combattono. Quando entrare nel Salon non voleva dire soltanto essere giudicati bravi pittori, voleva dire essere giudicati pittori, era come un esame di abilitazione. Chi non era accettato nella queste grandi esposizioni che venivano fatte con cadenze regolari erano giudicati non pittori, dilettanti, improvvisati, era gente che non sapeva dipingere, che si era autodefinita pittore e quindi non pittori.
cosa fanno gli impressionisti e anzi prima di loro Courbet, fa la prima mostra che anticipa questa qui che voi vedete, questa che adesso stiamo vedendo è la mostra che loro fanno, lo studio Nadar. Cosa fa prima di loro Courbet, che è il loro maestro? Fa accanto al Palazzo dell'Industria, accanto al Salon, un padiglione delle sue opere. Non accettate, dice la critica, non mi accette, bene, il pubblico mi giudicherà, mi giudichino i parigini, vengano a vedere le mie opere. E questa prima idea di Courbet, quella che viene ripetuta per anni e anni da tutti i pittori indipendenti, Manet apriva la sua casa e faceva vedere i dipinti che stavano a casa sua, e il Salon des Refusés, cioè il Salone dei Rifiutati, che verrà aperto nel 63 accanto al Salone Ufficiale, ha lo stesso principio: la critica mi giudica un non pittore, mi giudichino allora gli spettatori, gli avventori. La sfortuna degli impressionisti fu che la gran parte dei parigini dettero ragione alla giuria, cioè dissero: questi sono non pittori. Che vuol dire non pittori? Vuol dire che l'equivoco in cui cadevano gran parte della gente che guardava i dipinti impressionisti era non capire che quella era una tecnica. Cioè i pittori impressionisti non erano dilettanti, erano pittori che avevano una tecnica particolare, che aveva anche i loro maestri. Aveva come maestro Delacroix, Courbet, aveva come maestri i pittori della scuola di Fontainebleau. Era una tecnica. Per la maggior parte dei critici e degli osservatori di queste mostre, questa tecnica nuova equivale a una non tecnica. Vengono scambiati per dilettanti, pittori che si improvvisano. Non viene compresa come tecnica e viene equivocata come un'assenza di tecnica. Questo che vedete è il famoso quadro di cui si parlava prima, di Monet, Impressioni al levare del sole. È un quadro manifesto, perché è uno dei quadri che danno appunto il nome poi al movimento. Considerate che Monet e Renoir erano la frangia più estrema, perché Degas, per esempio, che non aveva mai del tutto staccato il cordone ombelicale, diciamo, con la tradizione, era per esporre anche pittori che erano un po' meno indigesti al pubblico, mentre pittori come Monet e Renoir volevano soltanto l'avanguardia. Avanguardia erano quei pittori, cioè, che non erano accetti dal grande pubblico. Se scorriamo, andiamo un pochino avanti, troviamo, questo è Cézanne è giovane, questo è ancora un Cézanne che vedete romantico, ancora quel colore grasso e impetuoso che è il colore del giovane Cézanne poi alleggerà molto la sua tavolozza. Qui vedete ancora un pittore giovane che ha il Molino della Croix di Courbet, quindi avete questa pennellata grassa, questa pennellata impetuosa, forte. E se andiamo avanti potete vedere, questo è molto importante perché il posto in cui il Boulevard des Capucines, che è un posto molto centrale, considerate che in genere non esponevano qui gli impressionisti, questo è un boulevard centrale, gli impressionisti esponevano spesso in dei rigattieri di Montmartre, quindi un posto molto meno frequentato. Questo è il grande boulevard, un posto molto, vedete qua c'è tanta gente, ma non è un caso perché era il luogo della passeggiata moderna. I boulevard vengono aperti per una concezione razionalistica dello spazio, abbattendo quelle parti di Parigi ancora tortuose, anche per motivi politici, diciamo, perché è più facile difendere attaccare una barricata che si fa su un grande boulevard, perché mandi la cavalleria, che non se sei in una strada piccola. Quindi questi sono i grandi boulevard, fanno parte della Parigi borghese, è quella che abbiamo visto prima nel Grand Palais, a cui si oppongono gli impressionisti. E nonostante la centralità, la mostra di Nadar viene schernita da molta della critica e parte anche del pubblico. Ora, questa che vedete qui è la Parigi che loro amavano, questa è Montmartre. Perché amavano Montmartre? Questo è il lato più gioioso di Montmartre, questo è Renoir rimase sempre molto affezionato a questa Montmartre un po' sudicia e di pitocchi, ma poetica nella sua arte dell'improvvisazione.
e perché amavano tanto Montmartre? Pittori che a volte avevano anche qualche risorsa economica per non vivere in un posto così malconcio come era Montmartre, perché Manet qualche soldo aveva e l'aveva anche Degas, per non parlare di Toulouse-Lautrec che era di nobile famiglia, però amavano star qui. Perché? Perché loro erano i refusé, cioè erano i rifiutati. Montmartre era la collina di Parigi in cui c'erano filibustieri, tangheri, gente che viveva la giornata, tutto quel mondo che era all'esterno dei grandi processi produttivi dell'economia, della finanza di Parigi. Quindi erano rifiutati, anche i pittori impressionisti erano rifiutati, quindi si trovavano sentimentalmente vicini a questo mondo di reietti, perché loro anch'essi erano reietti. E questo è un quadro molto bello, vi fa vedere anche perché un pittore come Renoir amasse questi luoghi, perché è tutto lo scintillio di luce. Vedete che le ombre sono colorate, vedete che una delle innovazioni dell'impressionismo è che l'ombra non è quella cosa catramosa che serve soltanto a plasmare i colpi e le figure. Il mondo impressionista è fluttuante, le ombre sono colorate, i tratti sono indecisi, il mondo è mobile, tutto scorre, come dicevano i presocratici. Se andiamo avanti, vediamo i caffè. Questi sono i maggiori caffè in cui loro si riunivano. I caffè erano l'equivalente di quelli che erano stati salotti aristocratici nel Settecento. Voi sapete che l'illuminismo nasce nei salotti delle dame, il Manale de Pinas, Madame du Deffand, è il luogo in cui si discute, si ci scontra. È la più plebea società impressionista, che era molto meno danarosa, si riuniva nel caffè. Il caffè aveva la stessa funzione, si scontravano le idee e ci si incontrava. Questa è la Nouvelle Athènes, sono tutti i caffè che stanno a Montmartre. La Nouvelle Athènes era frequentata da persone molto diverse, sia rivoluzionari, Pissarro era socialista, ma c'era anche Mirbeau voleva mettere le bombe dappertutto, ma c'erano, paradossalmente può sembrare strano, anche grandi reazionari come Villiers de l'Isle Adam, che volevano che si diceva adesso l'erede di D'Artagnan, e fu famoso perché una sua pièce teatrale finiva con la battuta: vivere lo faranno per noi i nostri domestici. Perché si ritrovavano insieme? Perché queste diverse forze erano in fondo simili, erano idealiste, cioè chi sognava un mondo perduto era vicino a chi sognava un progresso sociale, e entrambi avevano avversione per quel mondo borghese soddisfatto di questo presente in cui il denaro era tutto, e quindi la reazione impossibile e la rivoluzione sociale si incontravano nel mettere innanzi il sogno, le idee, rispetto alla grassa soddisfazione del mondo materiale. E qui abbiamo altri, questo ovviamente, qui in questo quadro vediamo la miseria che c'era a Montmartre. Montmartre era poverissima, la maggior parte delle persone faceva lavori e tirava a campare, improvvisava. C'erano anche sardine, persone che lavoravano per esempio all'opera, facevano le comparse, tutti i piccoli lavori per tirare a campare. Quindi era un mondo che per gli impressionisti aveva un valore vitale, perché era opposto a quel mondo borghese che loro avversavano, ma era anche socialmente un mondo molto difficile. Volevo farti una domanda a questo proposito. E qui si vede la capacità che hanno i nostri amici impressionisti di interpretare la stessa realtà in modo completamente diverso a seconda della loro indole, del loro pensiero, della loro visione del mondo, perché noi abbiamo visto Renoir che ci dà l'aspetto gioioso della Belle Époque, no? Non ci parla del retroscena, del rovescio della medaglia di questa epoca e di questo ambiente. Lo fa invece, certo, Degas, per esempio, sì, no? Quindi ci fa vedere proprio anche l'alienazione di questi personaggi, che sono sì vicini fisicamente ma lontanissimi nei loro pensieri, certamente non allegri. Noi abbiamo, ecco, Marcelin Desboutin, che in questo momento recitava il personaggio
un po' quasi un barbone sembra, no? Sì, ecco. Sì, sì. Poi lo diventerà, in questo momento non lo è. Invece Hélène André è se stessa, perché era un'attrice di pantomima, era il genere più basso, no? Sì. Dello spettacolo, e quindi è veramente lei alle prese con i suoi problemi davanti a un bicchiere di assenzio. Quindi c'è proprio questa differenza di interpretazione. Sì, sì, ecco, sì. Renoir, sì, ci dà l'aspetto gioioso, felice della Belle Époque, del mondo di Montmartre, e invece, ecco, altri artisti, no? Per esempio anche Manet, Edouard Manet, mostrandoci questa cameriera delle Folies Bergères che esisteva veramente, no? Suzanne, sì, completamente stanca dopo una serata in cui ha a che fare con clienti che le stanno facendo ogni genere di richiesta. Noi proprio la vediamo appoggiata quasi al bancone di marmo, no? In mezzo ai liquori, allo champagne, alla frutta, ai fiori, però con uno sguardo ormai quasi assente, quindi completamente vinta dalla stanchezza, dalla pesantezza di questo lavoro. Per cui ecco, veramente sì, uno... E soprattutto vediamo questi aspetti nella senilità di questi pittori. Se noi prendiamo Renoir, alla fine avrà una gioia del colore, quasi si rifarà di tuo Raffaello. Il vecchio Renoir ha una poesia, un amore fisico del colore, anche le belle carni, dei bei ritratti, mentre il tardo Monet sarà interamente un pittore d'acqua, di sottili impressioni di colore. Questi pittori che sono più simili quando dipingono, qua negli anni 70 dipingono insieme, man mano che va avanti il tempo diventano diversissimi. Se si vedono le ultime cose, Degas è sempre stato un po' diverso da loro, ma soprattutto se il tardo Bizarro, per esempio, che diventa pontiglista a un certo punto. Cioè, con l'andare avanti del tempo, le personalità di questi pittori, che erroneamente si possono sembrare simili, diventano sempre più spiccate le differenze. Tra gli ambienti. Sì, tra gli ambienti questo. Sì, c'è il circo che si rifà al discorso che si faceva un attimo prima. Questo quadro che noi vediamo è di Degas, e ci sono due aspetti che piacevano nel circo. Il primo era quello delle luci, le luci artificiali suggestionano questi pittori che sono amanti della luce, cioè luce a gas, e questo tutto li renderà amanti dell'opera. Poi c'è qualcos'altro che piace a loro, cioè che in fondo questi artisti, questi saltimbanco, sono pienamente antiborghesi, perché vivono la giornata, non hanno futuro né presente, scialano quello che hanno vinto, una ballerina sciala tutta una giornata perché un principe russo gli ha regalato un gioiello, il giorno dopo non ha di che mangiare, vive da principessa un giorno e da pezzente il giorno dopo, quindi una sorta di beffa alla morale borghese. E in secondo luogo questi artisti hanno una cosa, questi saltimbanco, questi giullari, che quello sono simili a una figura di Baudelaire, l'Albatros. L'Albatros è una poesia in cui viene rappresentato il poeta. L'Albatros ha due anime, una terrestre grottesca che viene irrisa dal pubblico e un'eterea per un essere celeste. Il saltimbanco, l'acrobata, che viene deriso dalla folla che paga per vederlo e che però sta sopra gli altri, ha questa ambivalenza dell'artista. L'artista è non compreso e quindi irriso, ma è anche colui che anticipa l'avvenire, quindi ha un aspetto ideale che si proietta nel futuro, che lo rende essenzialmente ambiguo. È un dio caduto, è un essere ancipite che ha due anime opposte, che non riesce a conciliare. E poi c'è l'opera, questa è l'opera Le Pelletier, cioè la prima opera, non la Garnier che oggi vediamo, questa fu bruciata, ma uno degli elementi che si diceva che rendevano molto affascinante l'opera per i pittori impressionisti erano le luci a gas. Le luci a gas creavano degli effetti. Questo è molto, il quadro di prima è molto bello perché questo mostra i giochi scenografici, siamo poi la grande opera Meyerbeer, Gounod, tutti questi che amavano gli effetti scenici spettacolari, e le luci a gas creavano effetti di magia da lanterna magica, e i pittori impressionisti che amavano rappresentare la luce in tutte le sue stravaganze, bizzarrie, in tutti gli effetti strani che poteva determinare, amavano molto l'opera.
Qui sono, questi sono quadri famosissimi. Questo è il, prima c'era l'incendio dell'opera Le Pelletiers, che viene incendiata, poi creano la Garnier, che è l'opera che tuttora esiste a Parigi. E, sì, queste sono, questi sono i palchi di questo, sono quello di Renoir. Questi sono, bellissimi ritratti del pubblico, che veniva spesso ritratto a Renoir. Degas preferiva invece dipingere quelle che lui chiamava i piccoli ratti, cioè queste piccole ballerine minorenni che nell'esercitare il loro mestiere si slogavano spesso le gambe, e perché Degas amava molto le inquadrature, questi esercizi permettevano di esercitare il suo gusto particolare per inquadrature bizzarre, che spesso prendeva dall'arte orientale, dall'arte nipponica. E poi c'è la ferrovia. La ferrovia è molto importante. La ferrovia è molto importante per varie ragioni. Crea ovviamente la modernità, è una delle protagoniste dei romanzi moderni. Anna Karenina, la bestia umana di Zola. E la ferrovia è anche ciò che permette agli impressionisti di andare cercando i luoghi. Gli impressionisti sono pittori erranti, sono pittori che cercano i luoghi, e cercano luoghi che li interessino, e gli serve un mezzo agile per muoversi. La ferrovia è un mezzo agilissimo per muoversi. E se noi, quando ora tra un attimo vedremo i luoghi del lungo la Senna, ci renderemo conto che la popolazione di questi luoghi è una popolazione di piccola borghesia, piccoli impiegati. Questi perché potevano andare a fare i soggiorni, brevi soggiorni nel fine settimana fuori? Perché c'era la stazione. La stazione crea il weekend, la stazione crea la possibilità di fare viaggi in giornata, e quindi la piccola borghesia, il piccolo impiegato, di andare a fare i bagni al fiume e tornare in giornata. Prima non si poteva fare, serviva la carrozza. La carrozza costa, si deve... dormire fuori se non si riesce a rientrare in giornata, e la stazione, la ferrovia, permette di raggiungere questi luoghi. Questo è Argenteuil, e voi vedete qui questo dipinto col pittore che dipinge a sua volta questa mise en abîme, insomma, e Manet che ritrae Monet che dipinge. E questo fa anche capire il rapporto che c'è con la natura, cioè il cercare di essere dentro la natura, e l'interesse su come viene percepito lo spazio. L'occhio deve essere pernemente alla ricerca, deve essere pernemente immerso nelle cose. Questi sono tutti siti Bougival, Argenteuil, sono tutti siti lungo la Senna, e la Senna si viene a popolare di vari centri balneari molto vivaci, molto, molto frizzanti, molto freschi, in cui tutta la piccola borghesia parigina si ritrova. E vedete anche bene la ragione per cui è un soggetto scelto dagli impressionisti. È scelto dagli impressionisti perché qui la luce guizza. Questo isolotto che vedete ovviamente crea degli effetti nelle onde, la luce viene moltiplicata. Loro giudicavano che la luce non fosse qualcosa di stabile. Se vedete i grandi, bellissimi paesaggi di Lorraine o di Poussin, la luce dorata del tramonto è una luce statica, è una luce che omogeneamente copre tutto, che indora il paesaggio. Questa luce no, questa è una luce mobile, e questo paesaggio non ha niente di nobile secondo un criterio classico. È un paesaggio con un soggetto piuttosto umile, sono in piccola borghesia, è un posto che non ha nessun ricordo classico, ma perché è interessante? Perché offre motivi interessanti. Qui i motivi sono l'acqua, i riverberi, le onde, che rendono questo paesaggio molto pittorico, anche se non nobile. Un pittore del passato non sarebbe interessato a un paesaggio simile. Questi sono i canottieri. Questo è il mondo che rese possibile la stazione. La stazione faceva sì che la gente potesse andarsi a divertire in giornata e pranzare fuori.
E questa è tutta piccola borghesia, sono questo Renoir che amava tanto questo mondo, e vedete l'amore con cui Renoir dipinge questo universo che Maupassant, che era molto più maligno di Renoir, non dipingeva con questi stessi colori gai, soprattutto le donne, che Renoir chiamava ragazze allegre, Maupassant, che era più moralista, non chiamava con lo stesso aggettivo. Però qui vedete, oltre alla vivacità di questi luoghi, l'amore che ha Renoir, non solo per la maniera con cui la luce carezza le pelli, con cui cade sui corpi, ma anche il senso di gioia di vivere, che è il carattere tipico di Renoir. Renoir ama molto più l'uomo rispetto a Monet. Monet ama immergersi nella natura, una natura panica, l'uomo in Monet parte la natura. In Renoir l'uomo ha un privilegio rispetto alla natura, ama la figura umana Renoir. Questo è sempre in lo stesso luogo, siamo sempre a Bougival, questo è l'unisolotto che si creava nel fiume sulla Senna, e vedete che dividendosi l'onda creava questi effetti che gli impressionisti amavano. E questo è un quadro molto bello, questo fa capire l'originalità dei singoli pittori. Sì, e questo è Pont-Marly che si era allagato, questo era un posto che aveva un disfatto ricordo di nobiltà, perché un tempo qui c'erano le macchine che fornivano l'acqua per Versailles, le fontane di Versailles. Era un luogo ormai abbandonato e derelitto, le macchine non funzionavano più, era popolato di piccoli agricoltori, di gente molto umile, e viene inondato un giorno, e qui si vede la qualità e la particolarità di Sisley. Sisley ama i leggeri scarti di tono. Questo è un quadro bellissimo basato su pochissimi toni. Se Renoir amava gli squilli, Renoir amava i colori accesi, il pandemonio di colori, amava la gaiezza, il turbinio di tinte. Vedete come Sisley, in maniera molto raffinata, gioca su pochi tinte, il grigio, il verde, l'azzurro, il riflesso quasi speculare del cielo nell'acqua, che divide perfettamente il paesaggio, e fa sì che sia questa una sorta di sinfonia in cui due o tre note sono variate con estrema raffinatezza. E questi sono altri luoghi amati dagli impressionisti, che andavano spesso lì anche per ragioni economiche, costava meno vivere a Argenteuil che non vivere a Parigi, e la stazione permetteva di andare al gallerista quando c'era bisogno, non si dimentichi questo, doveva andare a Parigi per parlare con i galleristi e fare le esposizioni, con la ferrovia ci arrivavi in poco tempo, quindi potevi recarti anche nella tua galleria. Questa è una Normandia e Bretagna, che erano i luoghi natali di Monet veniva da qui, erano le foci della Senna. Honfleur era un piccolo borgo marinaro, Les Halles invece era un posto molto più ricco, perché era il porto della Francia sul mare del nord, quindi era un luogo molto ricco. E vedendo questi quadri di queste parti della Francia, si vede come il tipo di gente che lo frequentava era molto diverso da quello che c'era lungo la Senna. Lungo la Senna c'era una vita gaia, vivace, anche effimera, mentre questi sono luoghi soprattutto di villeggiatura ricca. C'erano terrazze, c'erano signore ben vestite, si faceva la villeggiatura, cioè ci si trasferiva a stare per alcuni mesi, e l'interesse di questi pittori era per rappresentare tutta la modernità, quindi dalla vita piccolo borghese alla vita dell'alta società, senza che ci fosse una distinzione, senza che una cosa fosse migliore dell'altra, ma rappresentare tutta la vita moderna, rappresentare tutta l'urto della modernità nella Francia di quel periodo. E questa, per finire, siamo qui a Giverny, e Giverny è l'ultima dimora di Monet, quando Monet divenne davvero molto ricco, a differenza di pittori che morirono abbastanza giovani. Sisley morì quasi in miseria, ma Monet arrivò ad essere molto molto amato e molto ricco. Compra un luogo paludoso, che è come un pezzo d'argilla, è così malleabile questo luogo che lui può farne quello che vuole. Fa di questo luogo una sorta di Eden,
è un luogo paludoso, deve drenare l'acqua, deve far sì che diventi un incantevole paradisiaco luogo di acque, di stagni, di laghetti. Si trattava di un ramo della Senna che lui riesce a domare in maniera che diventi un luogo quasi edenico, e crea questo, cioè l'ultima, la sua più grande opera d'arte. Monet, che diventava sempre, la cui vista diventava sempre più flebile, che andava perdendo il senso del colore, viene inondato dal colore e crea una vastità e varietà infinita di fiori, di piante, sempre più soffocante, sempre più ridondante, che alla fine arrivano quasi a distruggere gli argini, a distruggere i tentativi di domare tutti i sentieri. È una natura invasiva che col suo colore viene a inondare la pupilla stanca e ormai ammalata di Monet. E man mano che le sue tele perdono la capacità di registrare il colore, la sua pupilla si riempie del colore della natura, e lascia quest'ultimo capolavoro che non è fatto coi pennelli ma è fatto con le piante. È come se il grande pittore si immergesse nella natura, che in fondo è stata la sua grande musa, perché se c'è stato un pittore che ha sentito la natura come un immenso organismo in cui l'uomo è soltanto una particella e in cui l'anima si perde, si liquefà, questo fu Monet. Per finire volevo anche chiederti questo, cioè oggi gli impressionisti sono famosissimi, nelle quotazioni d'asta raggiungono livelli molto alti, ma secondo te qual è stato il momento della svolta, cioè cosa ha portato al successo, anche quando ancora molti di loro erano ancora in vita? Fu l'America, loro fecero un'importantissima mostra in America. In America furono abbastanza apprezzati, molto più che in Europa. E da lì poi venne per ritorno il successo della pittura degli impressionisti. I grandi mercanti americani, ma poi in fondo i mercanti americani hanno sempre amato l'impressionismo e hanno sempre acquistato, quindi il mercato già allora stava cambiando ovviamente questo avverrà molto più nel dopoguerra. Il dopoguerra in realtà che fa il mercato sarà l'America, non più l'Europa. Però forse l'impressionismo è il primo momento in cui l'America, il gusto dell'America, dei collezionisti americani, segna la storia dell'arte europea. Fino a prima degli impressionisti una mostra in America non avrebbe nemmeno manco segnalata sui giornali. Il primo momento in cui l'America, che dominerà il mercato poi, continua a dominarlo, fondo il mercato, in cui l'America segna la storia dell'arte europea, furono gli impressionisti. Bene, grazie veramente, complimenti. Grazie a te per questo volume. Grazie. Ringraziamo Rodolfo Battistini e Giorgio Villani, autore di I luoghi degli impressionisti, opera edita da Officina Libraria. Invitiamo pertanto l'autore a firmare una copia per la libreria e per la biblioteca di Passaggi Festival. E ricordiamo ai presenti che è possibile acquistare il libro presso il banchetto istituito dalle librerie Coop e che l'autore è disponibile per firmacopie. Grazie mille e buonanotte.